Della dignità della persona, soprattutto dei malati, ha parlato il Papa rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro prima dell'Angelus. Non abbiate paura della fragilità, aiutatevi con amore, sentirete così la presenza consolante di Dio, ha notato il Papa, riferendosi al lavoro degli operatori sanitari e alle preoccupazioni di famiglie e malati in vista della ricorrenza della Madonna di Lourdes l'11 febbraio. Poco prima, parlando del Vangelo di oggi, Papa Francesco aveva detto che tutti noi battezzati siamo discepoli missionari, chiamati a diventare nel mondo un Vangelo vivente per dare sapore agli ambienti in cui viviamo, difendendo dalla corruzione e testimoniando una carità genuina. Dopo l'Angelus, il Papa si è riferito ai giochi olimpici in corso, auspicando che siano festa di sport ed amicizia. Infine ha pregato per quanti soffrono danni e disagi nel mondo a causa di calamità naturali, invitando a custodire la natura e prevenire i problemi.